Siberia, la terra che dorme, è la vasta regione della Russia asiatica che si estende verso oriente dalla catena di Urali fino al mar glaciale artico e all'oceano Pacifico. La esploriamo al seguito di un mezzo particolare, l'automobile Itala, che in due mesi di un avventuroso viaggio nel 1907 vinse il primo rally della storia partendo da Pechino e arrivando a Parigi. Acceso il motore con la manovella, viaggiamo alla velocità massima di 80 km all'ora, l'ideale per osservare quanto ci circonda. Dopo aver superato gli Urali, al passo che segna il confine tra Europa e Asia, la strada si snoda per decine di chilometri in rettilinei senza fine che percorriamo fino al tramonto del sole. Ai lati si distende la foresta di conifere e di betulle, non però così fitta come ci aspettavamo. Nei secoli è stata infatti progressivamente distrutta per far posto a immensi campi di grano e di girasole, da cui semi si ricava l'olio, un'importante risorsa dell'economia russa. Ogni tanto attraversiamo un piccolo villaggio formato da casette di legno, le isbe, circondate da orti recintati. In vicinanza delle grandi città, colonne di fumo che si innalzano nel cielo indicano la presenza delle ciminiere, delle industrie e delle centrali termoelettriche, testimonianza del degrado ambientale e dell'inquinamento cui la Siberia è stato oggetto. La strada costeggia la ferrovia transiberiana, voluta dallo zar Alessandro III per favorire lo sviluppo della Siberia. Lasciata la macchina, saliamo sul treno che collega Mosca a Vladivostok, sul Mar del Giappone. Il tempo medio del viaggio è di una settimana, durante la quale il treno effettua circa 1000 fermate e attraversa ben 7 fusi orari. Gran parte dei convogli trasportano le principali risorse economiche della Siberia, minerali, legname e il prezioso gas. Il paesaggio che scorre dai finestrini è monotono, un interminabile bosco di betulle interrotto da radure punteggiate da abitazioni. Nel corridoio sono posti samovar, recipienti colmi d'acqua bollente che consentono di preparare il tradizionale tè. Riprendiamo l'Itala nella città di Irkutsk, fondata nel XVII secolo come presidio militare dei cosacchi, la porta per esplorare il bacino del lago Baikal, il più profondo del mondo. Sulle sue sponde termina il nostro viaggio, ma la Transiberiana continua verso oriente, verso il porto di Vladivostok e l'Oceano Pacifico, e verso sud, verso il deserto dei Gobi, la Mongolia, la Cina. Ma questo è un altro viaggio.